Napoli-Cagliari, primo, fine primo tempo, risultato 3-1, oggi è il 9 marzo del 2012. Siamo sempre nella solita tribuna trattoria Nisida, ma questa volta la trattoria ha fatto festa. Infatti, come vedete, non ci sono panini tra le nostre mani, ma recuperiamo dopo la partita. Detto questo, vorrei un attimo segnalare una problematica che è successa come al solito fuori ai varchi della tribuna. Praticamente per entrare allo stadio abbiamo impiegato circa 25 minuti, costretti a entrare a partita iniziata, e tutto questo perché dall'altro lato sono stati chiusi i tornelli, e per dare la possibilità ai tanti tifosi del Cagliari, che prego di far vedere quanti ce ne sono, eh? Ecco, proprio assai, tantissimi tifosi, tutti, in realtà sono tutti con la maglia rossa, non è vero, quelle rosse sono i sediolini del San Paolo, non c'è nessuno del Cagliari oggi qui, e noi abbiamo dovuto, noi abbonati che diamo fiducia così all'inizio dell'anno, paghiamo più di 600 euro per entrare in questo stadio, siamo stati costretti a fare 20 minuti di fila perché da quel lato il settore è chiuso. Vorrei sapere un pochettino cosa ne pensano tanti tifosi abbonati qui nel nostro settore. Sentiamo un pochettino il nostro Marcello cosa pensa. Beh, un solo dato: due spettatori paganti del Cagliari, ha detto tutto. Neanche quattro gatti, due, incredibile, incredibile. Poi diciamo che non possiamo non parlare dell'evento di mercoledì, che è un appuntamento veramente con la storia. Io porterò la tribuna trattoria Nisida in quelli di Stamford Bridge, perché veramente, insomma, non poteva mancare quest'angolo di stadio. E con me verrà il nostro amico Antonio. Eccolo qui, raccontaci le emozioni che stai vivendo in questa attesa della partita di Londra. Ragazzi, questa prefase non è andata male, il 3-1 ci riscalda per il Stamford Bridge, e noi ovviamente ci saremo. Molto bene. Poi voi sapete che, non so se sapete, ma in occasione della presentazione del film del Presidente, Tutti in piedi, un posto in piedi in paradiso, com'è il titolo? Sì, un posto in piedi in paradiso, sono state consegnate delle vignette a Cavani e a Lavezzi nello specifico. E noi qui, siccome sono state consegnate grazie all'addetto stampa del Napoli, il dottor Baldari, noi qui abbiamo il piacere di avere il nostro grande vignettista Giampiero Scola. Eccolo qui, grande tifoso del Napoli, e vorrei che tu ci facessi vedere gli originali. Ecco, queste le vignette. Questo è il Poggio e questo è il Matador. Purtroppo dopo l'apparizione sul Corriere della Sera, del Corriere dello Sport, la seccia è stata più forte di tutte, la mia mano è stata castigata, però ritornerò a colpire, tranquilli. Ci sarà qualche sorpresa in occasione dei prossimi eventi? Sì, aspetto la qualificazione, non diciamo niente, e ho già in mente qualcosa. Benissimo. Allora, siamo qui con... avremo ovviamente un'esclusiva, noi di Road TV, ormai io mi sento parte integrante della televisione, quindi dico noi di Road TV Italia, avremo l'esclusiva della vignetta di Giampiero Scola e sarà pubblicata direttamente sul sito. Grazie e a fine partita.